Ormai si sa, le scarpe per un'artigiana è il periodo più complesso dell'anno. Gli ordini sono sempre meno, le fiere di settore ormai sono concluse e tutto attorno a noi diventa più lento e a tratti anche noioso. Tra caldo afoso e stanchezza cronica, il desiderio di vacanza si fa sempre più concreto. Eppure le scarpe è una stagione che offre diverse opportunità per le artigiane. Infatti, è il momento ideale per migliorarsi, trovando nuove idee creative ed innovative. Proprio per tale motivo ho deciso di condividere con te oggi, con questo video, 5 idee che sicuramente potrai sfruttare a tuo favore per migliorare il tuo artigianato e ripartire a settembre con una marcia in più. Quindi ora partiamo subito. 1. Rinfresca il tuo artigianato. Sfrutta questo periodo di tranquillità, di calma per riflettere sul tuo artigianato, sul tuo business creativo. Valuta ad esempio i prodotti che stanno andando maggiormente, che potresti rinnovare con qualche miglioria, e valuta i prodotti che invece hanno faticato ad essere venduti, cercando però di capirne il perché. Sbircia nuovi profili social e canali YouTube del tuo settore, non al fine competitivo o di paragone. Esaminare i profili altrui può essere utile per capire quali sono i trend del tuo settore che vanno maggiormente, oltre a stimolare nuove idee che fino a quel momento non avevi mai valutato prima. Prova nuove grafiche per i tuoi post social, nuovi format, insomma sfrutta tutte quelle novità che da settembre vorresti apportare al tuo business. 2. Esplora nuove fonti di ispirazione e sperimenta. Prenditi del tempo per visitare mostre d'arte, musei, mercatini o fiere locali. Partecipa a workshop creativi differenti però dalla tua arte. Questo ti permetterà di ampliare le tue conoscenze stimolando la tua creatività. Faccio un esempio. Se ti sei sempre occupata di cucito creativo, sperimenta l'uncinetto o il macramè. Visita siti o profili social riguardanti dipinti su ceramica, gioielli in resina, piccola oggettistica in legno. Lo scopo di questa attività sarà quello di contaminarsi stimolando le proprie idee. Questo ti consentirà di ampliare la tua esperienza e conoscenza, soprattutto di strumenti e attrezzature che potrebbero tornarti utile nel tuo lavoro artigianale. Attenzione che come per l'arte la stessa cosa vale per l'attività fisica. Quindi mi raccomando, diversifica, prova attività che non hai mai fatto prima, come può essere lo yoga, la meditazione, l'arrampicata, il padel, lunghe passeggiate in solitaria. 3. Rinnova il tuo spazio creativo. Assicurati di avere uno spazio dedicato al tuo lavoro creativo. E se non ce l'hai, questo è il momento giusto per ricavarne uno. Non è necessario avere una stanza tutta per sé per poter creare. Potrai ricavare il tuo spazio in un angolo del soggiorno o della camera da letto. L'importante è che il tuo spazio sia organizzato in modo tale da avere subito a portata di mano tutto l'occorrente per poter creare, o comunque l'attrezzatura che sai che utilizzi maggiormente. Personalizza il tuo ambiente con oggetti d'arte, grafiche, scritte o con alcuni dei tuoi prodotti migliori. Questo renderà il tuo spazio più accogliente e di ispirazione. L'importante è avere cura e ordine del tuo spazio. La creatività non sempre ama il disordine, quindi mi raccomando, fanne buon uso. 4. Cresci leggendo. La creatività, come ho già detto e ripetuto in diversi video, è una delle risorse più grandi che abbiamo. Attraverso di essa, infatti, l'arte si manifesta, l'invenzione prendono forma e l'innovazione prospera. Ma che cos'è che alimenta la creatività? Una delle fonti più potenti è alla portata di cui, purtroppo spesso sottovalutata, è rappresentata dalla lettura. La lettura ci apre le porte a mondi infiniti, inesplorati, ci regala prospettive diverse e ci ispira a pensare al di là dei nostri limiti. Grazie alla lettura consapevole possiamo ampliare le nostre conoscenze, abbracciare nuovi concetti, scoprire connessioni inaspettate e ci permette di appropriarci dell'esperienza altrui facendo la nostra. Insomma, è una preziosa fonte di ispirazione, essenziale per generare pensieri originali ed innovativi. La lettura potrà spaziare da libri di letteratura a manuali più operativi e tecnici, come ad esempio la mia prima guida dedicata alla vendita handmade nei mercatini.
Questo, ragazze, è il momento giusto per leggere e studiare come migliorare le proprie vendite nei mercatini e non solo, in vista del prossimo periodo natalizio. Non commettete l'errore di arrivare a settembre pensando di avere tutto il tempo per creare e pensare a come vendere i propri prodotti natalizi. Ora, oggi che c'è calma, è il momento giusto per studiare come vendere sul serio. Quindi, come sempre, trovi il link qui sotto nella descrizione del video per scaricare il tuo ebook e crescere subito da settembre. Ma ora arriviamo al quinto ed ultimo consiglio per la tua escape, ovvero scrivi il tuo diario. Scrivere quotidianamente, possibilmente a mano, anche solo 15 minuti, ti aiuterà a drenare i tuoi pensieri dalla mente alla carta, oltre ad essere anch'esso un esercizio creativo. Sul tuo diario potrai scrivere qualsiasi cosa, da come è andata la giornata, cosa avresti voluto fare e non sei riuscita a fare, dalle tue paure alle tue arrabbiature, a tutte quelle cose che a voce e alle persone non puoi raccontare. Per agevolare il meccanismo della scrittura del diario, ricagliati 15 minuti ogni giorno, sempre più o meno alla stessa ora. Potrà essere al mattino, al momento della colazione ad esempio, oppure alla sera poco prima di coricarsi. Lascia il tuo diario in un posto ben visibile, o sul comodino a fianco al letto, oppure vicino dove tieni la cazza della colazione. Questo ti aiuterà soprattutto all'inizio a ricordarti del tuo momento personale tra la tua mente e la carta. Vedrai che poi, poco alla volta, ti verrà sempre più in automatico. Scrivere il proprio diario è importante e che ne parlerò presto in un altro video ad hoc. Per ora posso solamente dirti di approfittare della calma estiva per sperimentare anche questa attività. Queste sono le 5 idee che ho ritenuto più importanti per sfruttare al massimo questo periodo di calma estiva. Fammi sapere, mi raccomando, quali dei 5 consigli più hanno attirato la tua curiosità e soprattutto fammi sapere se metterai in pratica questi consigli per ripartire più carica a settembre. Per oggi è tutto, grazie come sempre dell'attenzione, io ti aspetto al prossimo video. Grazie e a presto!